siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli otipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ti dirò, 65 anni compiuti. Sì. E da 14 anni, 12 anni avevo quando ho iniziato, ho fatto i conti. Ma com'è il mare per te quando bisogna combatterlo? Io, soprattutto? Il mare lo amo, capito? Sì. Bisogna amarlo il mare. Però devi sempre starci con l'occhio dentro, perché se te abbandoni l'occhio ti freghi. Sì? Già. Un po' come un amante il mare. Io ti dico che se non lo stai sempre a controllarlo ti frega, eh? E allora a te devi sempre stare attento e avere prudenza, ma al 100%. Quindi quante volte hai rischiato nella tua vita? Non lo so quante volte, tante volte. Rischio che se viene giù il buio da ponente, che dice davvero, non c'è mica da ridere, eh? Diciamo, si forma lo scuro, no? Con i lampi che ci faceva dentro. Fanno pure quei disastri che fa in giro per il mondo. Tipo una tromba d'aria? Sì, se prende, dove prende pulisce. Non è che si può scherzare. Devo dire, adesso ci siamo. Tu hai visto comunque sicuramente il mare anche peggio di oggi, l'hai visto? Sì, io ti dirò con quello che parliamo adesso, sti bui, sto scuri che arrivano dalla sì. Terra, o dal ponente, o da sud, o da ovest, quando ci danno fuori. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home, because something is happening here but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Nel 64, penso, me lo ricordo bene, sono stato 3 giorni da parlare. È arrivato il buio, non mi sono visto più per me, fra lampi, tuoni, così non mi sono visto più per me al timone. A un certo momento non ho capito più niente. Non è che dico pregnato.
non ho capito più niente. È come se mi sia svegliato dopo che è passato un po' questo diluvio. Volavo via dietro il vento come un fazzoletto. Porca miseria. Verso Jugoslavia. Andavo come un aereo. Svolavo dietro al mare, guarda. E al vento. Mr. Jones. Tu dicevi prima, no, che ero un po' lontano, parlavi della miseria, no, quando eri più giovane. Proprio l'hai vissuta? Già. Io avevo 6 anni dopo questo. Sì? E come erano le condizioni economiche di Bellaria? Qui erano tutti pescatori. Sì. E allora, caro, solo. Ma non c'era ancora l'idea del turismo con i bagni? Ancora, dai, dopo guerra era un po' ancora critica, ma al 100%, si viveva così, alla meglio alla peggio. Farina per far la piadina non ce n'era, la facevano no. Persino coi fagioli, penso te. Coi fagioli? Com'è fagioli? Che veniva? Veniva come veniva, il pane, non, dove il pane, scherzi il pane. Ma quindi hai fatto questo lavoro, ti sei trovato la tua vita? Certo. Ho fatto questo, ho fatto il bagnino, ho fatto il trasportatore di villeggianti, sono andato a portarli a passeggio, ho fatto lo strascico sempre quasi da solo, quasi.